sono Luciano Angelini, sono arrivato al secolo, il 2 febbraio 69, nel 71 ho preso la guida, ho sostituito Bruno Bini che era passato a Genova. Va detto che la redazione di Savona del Secolo di Genova è la prima redazione provinciale nella storia del secolo XIX. La varò Piero Ottoni quando, arrivando al secolo XIX, a fine 68, al posto di Umberto di Cavassa, aveva deciso di allargare il secolo XIX dal semplice competente, se vogliamo, della cinta daziaria genovese al resto della Liguria, e aprì quindi la prima redazione a Savona affidandola a Bruno Bini. Bruno Bini la organizzò perfettamente, è un maremmano ancora oggi, comunque maremmano doc, un uomo di grandissima qualità e umanità, e poi trasferito lui a Genova, la redazione venne affidata a me fino al 1980. Quindi ho lavorato qui prima in Piazza Mameli la redazione, poi ci trasferimo in Largo Luigi Corsi, dove la redazione poi è rimasta per molti anni. Io quando l'ho lasciato ero ancora in Largo Luigi Corsi. Nel periodo delle bombe io ero il capo della redazione di Savona, sì, ero il responsabile della redazione di Savona nel secolo XIX. Fino al 1980, quando sono stato trasferito a Genova da Michele Tito, che allora era direttore, per diventare il capo redattore responsabile di tutte le edizioni provinciali. Il ricordo è abbastanza nitido, ancora è semplice. Quella sera ero appena arrivato a casa dalla redazione, che era all'epoca era in Largo Luigi Corsi, e squillò il telefono, dall'altro capo mi viene chiesto: lei è il giornalista Angelini? Sì. Se lei va in via Paleocupa, numero 12, adesso non ricordo bene, 12 mi pare, dietro il vano ascensore troverà la miccia dell'attentato, parte della miccia dell'attentato a Varaddo. E la telefonata finì lì, ne parlai subito con mia moglie, che tra l'altro aspettava il secondo figlio, che era Alberto. E dici, telefonata, cosa volevano? Beh, mi hanno detto questo, lei mi dice: non fare lo scemo, non mi sembra il caso che tu vada. Io dici, ma io ero da cronista, nato cronista, certamente non mi potevo tirare indietro, e misi il soprabito. E andai in via Paleocchio, nel portone praticamente quasi di fronte al vano chinato. Andai dietro al vano ascensore, trovai e vidi sul pavimento, dietro al vano ascensore, una miccia, parte di una miccia. E allora a quel punto non feci altro che uscire, andare alla cabina telefonica, perché non c'erano certi cellulari all'epoca. Chiamai il dottor Lanza, che era il capo della politica della questura di Savona, e gli dissi praticamente quello che era accaduto. Da lì a pochi minuti arrivarono due macchine della polizia, e lo accompagnai praticamente, e dopo lui mi disse: va bene Angelini, vada pure a casa. Mi raccomando, come se non ci fossimo mai visti. E la storia finisce lì, ecco, praticamente finisce lì. La mia testimonianza è questa, e questo è il racconto di quella sera, ecco, quella sera che, devo dire la verità, quando uscii di casa ero molto, come dire, non spaventato, ma perplesso, e mi guardavo con certo circospezione attorno, ecco, perché era sera, mi pare le 9:30, e quindi andai a fare questo ritrovamento, tutto lì. Ecco, questo è l'episodio che ho raccontato pochissime volte, forse l'ultima volta l'ho scritto nel libro che è uscito recentemente, ecco. Ma non
poi non successe più nulla, nel senso che la mia fu una testimonianza che rimase lì e che io, per motivi legati a quello che ci eravamo detti con il dottor Lanza, non ne feci uso per il giornale, ecco, in quel momento, ecco, perché non ritenevo che le indagini dovessero andare avanti senza che qualcuno mettesse i bastoni tra le ruote. Già erano difficili, già erano complicate, sarebbero state poi più complicate in avanti, e la storia, quella vicenda finisce lì. Quindi lì la voce era giovane, una voce, non dico giovanile, ma giovane, una voce, un tono che potrei dire quasi rassicurante, però adesso sono passati tanti anni, però lo ricordo bene che non minacciosa nel modo più assoluto, no, semplicemente discorsivo. Lei è il giornalista Angelini, vada e troverà, ecco, appunto. Per quanto riguarda se lei mi vuole chiedermi se c'era un'impressione dialettale, poteva essere una persona che andava dai, non so, certamente non un giovane, giovanissimo, non un giovane, deve essere una persona che andava dai 25 ai 40 anni, ecco, non lo so, però la voce di una telefonata è difficile da capire da che persona venisse, se era una persona giovanissima o anziana. Anziana no, perché la voce era una voce molto, molto sicura, ecco, una voce molto sicura. Per quello andai, ecco, perché sapevo che poi non c'era motivo, neanche non c'era nessun motivo perché fosse, come dire, uno scherzo. La vicenda era la vicenda della bomba di Varaldo, la bomba che venne sistemata nell'Androne. Scale del dottor Varaldo, e la sera, tra l'altro, nell'Astor, nella programmazione del film Mussolini, l'ultimo atto, la diceva lunga, poteva anche dirla lunga, no? Però quello è quanto avvenne, ecco. Poi il resto è noto, ecco. Il film era un film, stato un bel film, quello con Ron Steiger e Elisa Gastoni, che tra l'altro avevo già visto qualche sera prima, ecco. Poteva esserci un collegamento, non lo so, ecco, non ho la sfera di cristallo. So che io ho vissuto quel momento e mi ritengo testimone di un fatto che in questa città forse è stato anche sottovalutato, ma forse anche la stessa indagine hanno sottovalutato, perché poi successivamente, come lei ricorderà benissimo, saprà benissimo da quello che ha raccolto, che sta raccogliendo, a un certo momento parlo degli attentati successivi, ecco, sui quali ci sarebbe molto da dire, sembrava quasi che fosse necessario l'arrivo anche della CIA e dell'FBI, perché arrivò qui Santillo, Catalano, tutti i massimi esperti, parlo delle bombe, le famose bombe, quelle del 74, quelle del 9 agosto, di novembre, quelle della scuola Guido Bono, quelle di via Giacchero, erano qui i massimi esponenti dell'antiterrorismo. Ecco, io ho sempre avuto l'impressione che si guardava lontano, che si era una forma di presbiopia, si guardava lontano, ma forse bisognava guardare anche vicino, ecco, perché io sono stato dell'avviso che l'amicizia, visto che di amicizia si trattava, nessun attentatore vero presunto si sarebbe fermato a mettere la miccia nel portone e poi ripartire per la Spagna o per altrove, ma forse aveva collegamenti a Savona, ecco, cosa che di cui non se ne parlò mai. O se ne parlò, io ricordo di un maggiore dei carabinieri che voleva indagare, ma poi il discorso è molto più lungo, e aveva chiesto anche delle intercettazioni telefoniche che gli vennero negate. Ah, questo è un altro capitolo della lunga, mai risolta, sarà risolta dalle bombe di Savona. Ecco. Tanto per cominciare fu un periodo in cui l'adrenalina prevaleva su tutto, ecco, non c'era nessuno di quella redazione, tra l'altro una redazione anche giovane allora, di colleghi
assolutamente disponibili, vogliosi di fare, sempre disposti a andare ben oltre qualsiasi orario di lavoro che tra l'altro i giornalisti non devono avere. I giornalisti sono come i vigili del fuoco, devono solo aspettare che i fatti avvengano, poi partire per andare a rispondere alle chiamate. La generazione era mobilitata, ecco, era mobilitata di tutti, dai più giovani, per esempio Gino Pellosi, che poi è mancato pochi anni fa, 10 anni fa purtroppo. Come Gino Pelosio, che era un giovane che si occupava prevalentemente di sport, però partecipava anche lui. C'era Armando Moreschi, forse il miglior cronista che io abbia mai avuto, che purtroppo è morto poco tempo dopo per un infarto, pochi anni dopo per un infarto. E abbiamo purtroppo una vicenda che mi ha molto segnato. Armando Moreschi era un collega che praticamente trascorreva le sue notti al pronto soccorso, giocando a carte, a scopetta con i medici del pronto soccorso, nomino Cicci Scotto, nomino Varaldo, nomino Selis, Leoncini, ad aspettare che arrivassero le notizie, perché se avveniva un incidente lì, parlo dell'ospedale quando era in Corso Italia ovviamente. E Armando Moreschi, che era un altro cronista veramente straordinario, poi c'era Sergio Del Santo, insomma, che si occupava prevalentemente di economia, però era sempre era il mio vice, tra l'altro, sempre disponibile, insomma, e avevamo una redazione che era compatta, c'erano anche giovani che poi sarebbero andati avanti in carriera, se vogliamo, come Giuseppe Giannotti, che poi si è trasferito a Genova, alla nazione di Genova, e poi soprattutto c'era qualcosa di possiamo definirlo esaltante, perché la redazione, la nostra redazione, la mia redazione, che io ho guidato fino al 1980, era diventata il punto di raccordo di tutti gli inviati dei grandi giornali, per cui che lì si riunivano la sera con quello che chiamavano briefing, si riunivano e mettevano a punto i servizi, si coordinavano, si scambiavano le idee e le opinioni e soprattutto le notizie raccolte, ed era bello vedere lavorare questi giornalisti che erano veramente grandi firme, c'era Giulio Anselmi, che era di Panorama, che venne un po' dopo, però c'era Camillo Arcuri, che allora epoca era al giorno, c'era inviati del Corriere della Sera, del Messaggero, insomma tutti i giornalisti di altissimo profilo che la sera erano da me, erano lì, e avevano chiesto ospitalità e io ben volentieri gliel'avevo dato, perché era anche per la redazione era un arricchimento, ecco, per noi, ecco, per lavorare fianco a fianco con questi giornalisti. Ed è stato, come dire, sul piano professionale, qualcosa di molto, molto, molto bello, ecco, molto, molto gratificante, faticoso ma gratificante. E quindi la vicenda poi ci coinvolgeva, perché ricordiamo la città mobilitata, le notti con le ronde, con i vigilanti, i cosiddetti, ecco, e noi, i miei, erano sempre in giro a cercare notizie, ma soprattutto a raccogliere testimonianze di come la città aveva reagito, stava reagendo a quella che era una, come dire, era proprio attentato ad una città, ma non solo alla città, ecco, era un attentato, una provocazione, una minaccia, e la relazione, sì, devo dire la verità, in tutti quelli che erano gli effettivi, i redattori, si comportò veramente in modo magnifico, ecco, in modo magnifico, perché non ricordo anche che ci fu poi alla fine addirittura una proposta della direzione, mi fece una proposta che voleva mi chiese
e questo purtroppo lo dico adesso ai colleghi, non lo dissi mai, mi chiese: vorrei dare un premio bombe alla redazione, a ciascun redattore. E io gli risposi, gli dissi che non era il caso, che noi avevamo fatto quello che ci competeva e che non era il caso di pensare, che non era il caso di pensare ad alcun premio. Il premio l'avevamo già avuto lavorando alla vicenda insieme ai colleghi, facendo anche altri colleghi, vennero giù per le bombe Ivo Carezzano, che poi è diventato vice direttore Messaggero, e Nicolò Mondino, che lavorava all'epoca, era addirittura il nostro corrispondente da Cogoleto, e che poi è diventato uno dei giornalisti di punta del TG3, ed è stato addirittura anni corrispondente dal Medio Oriente. Insomma, parliamo di grandi firme, ecco, veramente. Ecco. L'accompagnai io, Lieta Dornabuoni, ecco, me ne stavo dimenticando. Lieta Dornabuoni arrivò a Savona e io la incontrai, dalla stampa era, della concorrenza, però la incontrammo e mi pregò di accompagnarla all'ospedale, perché voleva andare all'ospedale per la vicenda della Dall'Ari. Una donna straordinaria di una, come possiamo definirla, una collega inarrivabile, insomma, era veramente una grande firma, però di una semplicità, non faceva assolutamente pesare il suo grande prestigio, la sua grande qualità. Si era dimostrata veramente una grande giornalista, ma soprattutto una grande signora, ecco. Mi ricordo quello che abbiamo fatto a piedi, Corso Italia, fino all'ospedale, parlando di quello che stava accadendo, che era accaduto. Mi chiede di Via Giacchino, però è stata anche quella una grandissima esperienza, ecco. Per esempio, mi dico come è stato interessantissimo anche lavorare a fianco, nel senso che era al tavolo a fianco a me Bruno Tucci, che è stato poi un grandissimo inviato sia del Messaggero sia poi del Corriere della Sera, ecco. Bruno Tucci è una delle firme più importanti fino agli anni 2000, è stato un giornalista straordinario, ecco. No, veramente sono stati giorni, settimane, come dire, che oggi li ricordo con grande soddisfazione, ecco, perché noi nel secolo abbiamo fatto un grande lavoro, e tutti quelli che hanno lavorato con me, tutti si sono dimostrati veramente all'altezza, e lo hanno dimostrato anche poi più avanti in carriera, ecco. Da lì poi sono proseguito diventando prima caporedattore centrale e poi vice direttore, poi condirettore del secolo XIX. In quei giorni, in quelle notti, in quelle settimane, il rapporto con la redazione centrale era costante, continuo. Non eravamo controllati, eravamo semplicemente tenuti in una considerazione che, va detto, normalmente nelle sedi centrali dei giornali, non solo il secolo XIX, non c'è mai stata nei confronti delle redazioni o delle edizioni provinciali, cioè delle cosiddette redazioni distaccate, perché questo va detto, i giornalisti delle sedi centrali ci guardavano sempre con occhio critico, o quantomeno ci consideravano giornalisti di serie B rispetto a loro, che godevano dei privilegi della redazione centrale. In effetti molti di noi, non solo a Savona, dimostrarono anche in quella circostanza di essere all'altezza, qualche volta anche meglio, dei redattori che spesso vivacchiavano nella sede centrale, e forse ancora oggi lo fanno. La città era, possiamo dire, in stato di allerta continuo. C'era tensione, ma c'era grande partecipazione, grande senso di collaborazione, di
forza di stare compatti proprio, ecco, veramente una città che si era mobilitata e che non guardava, non aveva distinzioni di nessun tipo, dai portuali ai liberi professionisti, dai medici agli architetti, dalle forze dell'ordine alle pubbliche assistenze. C'era veramente una mobilitazione non esasperata, una mobilitazione e una sensibilità che sarebbe bello poter ritrovare, magari semplicemente, anzi, non semplicemente, in un momento come questo in cui la città, come il paese, è alle prese con una situazione di estremo disagio, ecco, legato al Covid, se vogliamo. Cioè, ci vorrebbe più senso di appartenenza, ecco. E allora il senso di appartenenza era veramente straordinario. Ma ripeto, però quando si usciva la sera non si usciva, ma chi usciva si guardava intorno con circospezione. Mia moglie, che tra l'altro aspettava il mio secondo genito, tutte le mattine quando uscivo mi guardava e non mi diceva nulla, ma era preoccupata. Noi avevamo un ruolo che poteva essere anche pericoloso, ma la cosa non ci ha mai preoccupato. Era una città diversa rispetto ad oggi. Oggi la città, cioè, mi è consentito dirlo, non so se può servire, ma oggi la città è triste, la città è depressa, per molti motivi, demotivata, delusa, disillusa. Allora, in un momento di estrema difficoltà, perché le bombe esplodevano, esplodevano davvero, però non c'era nessuna isteria, ecco, c'era senso di responsabilità e, insomma, ho detto, senso di appartenenza. Ecco. Eravamo savonesi, tutti compatti per affrontare un problema che non ci aspettavamo. È una situazione assolutamente imprevista, imprevedibile, ecco. Ci sono stati falsi allarmi, ma la telefonata dell'imbecille non era frequentissima, ecco, perché probabilmente mi rendo conto che telefonare a un giornale in quei giorni poteva essere pericoloso per chi faceva la telefonata. Ricordo qualche telefonata, ma non, sì, per quello che mi riguarda si capiva al volo che non c'era nulla di veritiero, ecco. Comunque le verifiche andavano sempre fatte, poi avevamo dei rapporti, io avevo rapporti strettissimi con il capo di gabinetto della questura, il dottor Franco Cerbasi, un uomo straordinario, una persona che purtroppo non c'è più, ma che dimostrava una sensibilità e un acume anche, veramente superiore rispetto a molti altri. Il rapporto con il dottor Cerbasi mi portava spesso ad incontri riservati con lui, in cui gli esponevo le mie preoccupazioni, i miei timori e le mie certezze, talvolta inesatte, che lui mi smontava, e che comunque significava molto, ecco, tenere questo rapporto. Era lui il mio punto di riferimento, era il capo di gabinetto della questura e le ripeto, era la persona con la quale io avevo i migliori rapporti, oltre ad essere un caro amico, oltre ad essere juventino come me, insomma. Ma allora, sai, è difficile dare una spiegazione alla stanchezza e all'oblio di certe vicende, ecco. Diciamo che la città non, da molti anni si è inaridita sul piano sociale, sul piano culturale, sul piano politico. Non ci sono più personalità politiche di altissimo livello,
non ci sono più gli scaldaoni, per dire, faccio un esempio, non so, gli urbani, poi sono urbani, non ci sono più altri, parlo, non sono del PC ovviamente, non ci sono più i Carlo Russo, non c'è più il senatore Maraldo, che ciascuno con i propri ruoli, le proprie competenze, davano e sapevano dare una presenza della città non solo qui, ma anche a Roma, se vogliamo, no? E questo oblio nasce anche forse, credo, ma, da una carenza nel comunicare, nel fare partecipi, magari con racconti, non dico romanzesi, ma con racconti affascinanti i giovani delle scuole. Io faccio un esempio che non credo sia banale. Mio nipote fa terza media quest'anno, fa terza media. L'anno scorso va alla scuola Pertini, va alla scuola Pertini. L'anno scorso, eravamo in macchina, tornavamo, mi ricordo, da un allenamento, credo, e gli dissi, ma tu lo sai, per quale motivo la scuola dove tu vai si chiama Pertini? E lui mi disse: no, non lo so, non me l'ha detto mai nessuno. Ecco, e questa è una spiegazione. E si guarda Pertini, e quello, se viene a casa, ti faccio vedere le foto mie e di Sandro Pertini insieme, che prendiamo il caffè. Pertini è stato un partigiano, presidente della Camera, presidente della Repubblica, veniva spesso a Savona, incontrava tuo nonno, ma non è questo importante. L'importante è che a scuola non ti abbiano detto perché quella scuola è intitolata a Sandro Pertini. Ecco, questo può essere, come dire, uno spunto, Certo. a mio avviso, è possibile? E allora se nelle scuole, tra le tante cose che fanno, non c'è un momento di riflessione sulla città, chi c'era in questa città, chi ha fatto questa città, no? Allora vuol dire che si è persa, la storia della città, si è persa, come dico spesso ormai da tempo, l'identità di questa città. Ed è un problema molto, molto grave, secondo me, questo, come dire, oblio, chiamiamolo oblio, comunque in questo armadio richiuso sono anche le bombe di Savona, che qualcuno, come fate voi, come ha fatto in un paio di libri, credo, adesso non ricordo il nome, ma Il professor Maciò. ecco bene, Maciò, sì. Non mi sfugge, ha fatto Baciò, con la sua visione, con la sua, come dire, lettura, ha cercato e cerca di portare alla luce. Però, ripeto, bisogna tenere presente che io vieni segretamente, riservatamente interrogato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Eh sì, questa è una cosa che posso dire tranquillamente. Io scrissi un fondo, che poi aveva un compendio, ormai un fondo, Chi ha paura della verità all'epoca. E il Consiglio Superiore della Magistratura mandò qui un magistrato, accompagnato dal segretario, mi chiese un incontro, ci incontrava e mi chiese i motivi per cui avevano letto il fondo che avevo fatto. E mi chiese per quale motivo il mio giornale, ed io avevo firmato, avevo scritto quell'articolo. Io gli spiegai, gli raccontai gli dissi la mia opinione su quello che avevo vissuto e stavo vivendo a Savona in quel periodo. Poco tempo dopo le bombe, o quasi durante, forse ancora durante le bombe, e il Consiglio Superiore della Magistratura, no, aprì un'inchiesta sul procuratore della Repubblica, di Savona, aprì un'inchiesta sul procuratore della Repubblica di Savona, un'inchiesta tra i
tutti i magistrati che se ne occuparono, c'erano tutti personaggi di altissimo profilo, come Zagrebeschi, insomma, stiamo parlando quindi di personaggi, di magistrati che hanno fatto anche un po' la storia della magistratura, del CSM. Ecco, questo è un altro episodio. Io ben sentito, venne qui in maniera del tutto riservata, c'è questo incontro, e parlammo per circa un paio d'ore, e gli dissi come cosa pensavo, come per quale motivo mi ero mosso per scrivere quell'articolo. Ma come la pensi? Penso che le immagini furono sterilizzate, non si svolsero nel modo migliore, e quando si svolsero in ritardo. Ecco, era evidente che bisognava, io non sono un poliziotto, non sono certamente, io sono un giornalista, il mago è un giornalista, però la mia opinione, che la scrissi in Chiabone della Verità, è che in città non ci fu, all'epoca non ci fu un vero sussulto per cercare i responsabili e o i complici di quelle vicende, per arrivare a chiarire mandanti ed esecutori, e eventualmente comprimari anche, perché non furono cose, non furono avvenimenti casuali, c'è stata un'organizzazione. Ecco, e se uno mi dice che in un portone c'è una miccia, vuol dire che conosce la città, e questo è il fatto. Non dimentichiamo che un maggiore dei carabinieri mi rivelò, che poi me l'ha trascritto, che aveva chiesto l'intercettazione di utenze telefoniche di Savona e che il magistrato glielo aveva negato. Ecco il motivo per cui la mia opinione interessò al CSM, ecco, e che portò appunto a questa indagine che si svolse poi nei mesi successivi, da molti mesi successivi, ovviamente. Però ecco, questo è il dato di fatto. La città poi oggi la possiamo definire, poi lei e i suoi collaboratori, i ragazzi dell'università, non nasconderanno che questa è una città silente ormai, e qui il discorso va oltre, eh? È una città senza anima, una città dove non c'è più lo smalto, non c'è più la voglia di eccellere, perché c'è tanta delusione, è una città poi con i capelli grigi, purtroppo, ecco, mancano poi anche le risorse, non ci sono più le grandi fabbriche, non c'è più la compagnia portuale, i portuali che partecipavano alle notti di guardia in città durante le bombe. Adesso la città è una città stanca, che vivacchia, una città di terziario, nemmeno avanzato, però qui siamo un'indagine diversa rispetto al motivo per cui siamo partiti. Io per concludere volevo dire che c'è una frase che disegna ai suoi, e che secondo me è significativa per quello che state facendo, ma non solo per quello, e che sarebbe necessario che venisse ripetuta. La frase è Forsan et haec olim meminis iuvavit. No? Forse un giorno, no? Farà piacere ricordare queste cose. E credo che sarebbe opportuno che le coscienze si svegliassero.